Ciao amici di Fugomagia, un saluto da Macinator. Bene, come potete vedere, oggi sono circondato da una fantastica faggeta. Questa è la giusta atmosfera per potervi parlare di un argomento a cui io tengo particolarmente, perché molte persone durante, diciamo, i miei video continuano a chiedermi quanto è importante la roccia, le pietre, per i nostri funghi. Benissimo, ora seguitemi per tutto il video e vi spiegherò parecchie cosette che vi potrebbero essere utili per le vostre giornate di raccolta. Dovete sapere, cari amici, che la roccia è un elemento fondamentale per i funghi. Perché questo? Innanzitutto dobbiamo prendere in considerazione che la roccia è porosa, spesso è molto porosa, quindi la sua caratteristica è di assorbire qualsiasi cosa, tipo può assorbire anche la poca acqua che scende dal cielo, assorbendola e trattenendola al suo interno, o può assorbire qualche raggio di sole, quindi mantenere un certo calore all'interno. Questo fa sì che poi durante i momenti di siccità la roccia rilascia nelle ore notturne un po' di umido. Questo umido qua chiaramente favorisce la crescita dei nostri funghi, ecco perché è molto importante. Ma nello stesso tempo, nei periodi che magari ci sono temperature un po' basse, il calore raccolto durante una giornata, magari nell'ora di punta, raccoglie questo calore qua e lo rilascia nelle ore notturne, quindi scaldando proprio nelle vicinanze del terreno il terreno stesso, facendo sì che le ife del nostro fungo possano sviluppare, camminare e quindi poi creare i nostri funghetti, che sono molto importanti. Ma attenzione, può essere anche comunque un punto, diciamo, di riparo per il fungo, magari dalle forti piogge oppure da un grande calore dovuto dal sole, dai raggi solari. La protezione della roccia è fondamentale per i nostri funghi, ricordiamocelo sempre. Quando noi andiamo in boschi in periodi dove comunque ci sono piccole burrasche, dove comunque fa un po' troppo freddo, bene, i luoghi dove noi potremo andare a cercare sicuramente sarà in zone dove ci sono parecchie rocce. Se potete vedere alle mie spalle, per esempio, questo è uno dei luoghi diciamo che io vi ho appena elencato. Vedete, parecchie rocce con punti di apertura dove l'acqua nella pioggia tende a scendere verso il basso creando dei piccoli rigagnoli e nelle ombreggiature sotto le rocce rimane praticamente una piccola parte di ombra. Quello sarà il posto dove comunque rimarrà più umido, quindi favorevole per la crescita dei nostri funghi. Ricordiamoci sempre che le situazioni di aperto, cioè zone aperte, zone erbose, bisogna andarle a ricercare solamente nei momenti in cui c'è parecchia acqua, quindi piove parecchio, sono punti dove asciugano un po' più rapidamente, quindi è preferibile andare in quei posti lì. Ma quando ci sono condizioni, come ho detto prima, di caldo, di freddo, la roccia è fondamentale. Ricordatevi sempre, quando andate per boschi che girate, ricordatevi dove avete visto zone molto ricche di roccioni, che normalmente è più facile trovarlo nelle faggete, però anche nei castagneti ci sono alcuni castagneti dove è presente parecchia roccia. Fateci caso, nelle vostre battute sicuramente avrete già constatato di più di una volta di trovare i vostri porcini attaccati proprio alla base di una roccia, di una pietra. Questa è la risposta a questa cosa qui, proprio perché il fatto che mantenga ombra, mantenga umidità, mantenga calore, sono i giusti elementi per far sì che il nostro fungo possa nascere, crescere e sviluppare. Io direi che per questo non c'è da dire altro,
quindi è stato un video abbastanza rapido, veloce, però era giusto che io lo creassi proprio perché molte persone mi chiedono: ma come mai trovi funghi vicino alle rocce? Ecco, questo è un una soluzione, è una risposta alla quale io ci tenevo tanto a dare. Io vi abbraccio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima raccolta di funghi. Si spera che venga giù qualche pioggia, perché veramente siamo in un periodo di grandissima siccità, che purtroppo questo è un elemento che crea dei grossi disagi ai nostri funghi, proprio perché, come voi sapete, l'80% del fungo è composto da acqua, quindi il fungo vuole acqua, ha bisogno di acqua. Se non abbiamo acqua è un grande problema. Quindi speriamo che la diabindata ci faccia fare qualche burrascona che bagni un pochino i nostri boschi assetati e possa darci delle grandi soddisfazioni. Un saluto dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.